La chiesa di San Francesco è uno dei monumenti più antichi e rappresentativi della città. L'edificio, assieme al convento che sorgeva accanto, fu fondato nel 1424 dai frati minori osservanti, guidati da Fra Vincenzo da Cori. A partire dal 1438 cominciarono i lavori d'ampliamento della primitiva chiesetta, che terminarono attorno al 1442, quando Alberto della Nichixola, il 16 luglio, ne celebrò la dedicazione. Un nuovo periodo di costruzione si aprì nel XVI secolo e vide l'edificazione della navata laterale nel 1512, l'innalzamento del campanile nel 1522 e soprattutto una serie di lavori di decorazione. Nel 1810 il convento francescano fu soppresso e qui fu trasferito l'ospedale cittadino. I lavori di adattamento che ne seguirono mutarono notevolmente l'edificio e l'aspetto attuale è frutto di lavori di restauro compiuti tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo. L'esterno presenta una facciata asimmetrica, preceduta da un portico con volta a crociera. Una decorazione sulla parete laterale della chiesa testimonia la presenza della Croce Rossa durante la Prima Guerra Mondiale. L'interno ha una navata centrale con tetto a capriate e una navatella. Numerose le opere di pregio conservate nella chiesa. Dal coro ligneo, risalente al 1504, è opera di Bernardino de Rochis, allo sposalizio mistico di Santa Caterina d'Alessandria, dipinto da Francesco Verla 1512, ai pannelli sotto le capriate, pure del Verla 1520, alla pala dell'altar maggiore di Francesco Maffei. Nel pavimento ci sono 24 tombe terragne delle più nobili famiglie cittadine, con iscrizioni e stemmi.